molto serio e quindi sto lavorando su questi due video. Tematiche molto delicate. Eh sì, perché purtroppo sono, diciamo, delle cose tristi, ma fanno parte della realtà. Certo. E quindi ci deve essere qualcuno che, anche se come carattere non sono triste, però... Che debba affrontarle, insomma, queste tematiche, sì. In ogni caso vanno affrontate. Lei quindi è un cantante, realizza questi video, quindi noi lo diciamo qui, ma la settimana prossima magari ci verrà a cantare anche qualcosa a Garage Band, così potremmo capire meglio quello di cui lei ci sta parlando. Quindi è una fase un po' introduttiva quella di questa sera, per poi ovviamente grazie. Ricordare l'appuntamento anche con il signor Jerry Gallucci per mercoledì prossimo. Quindi grazie. Lei ha un gruppo, di solito si fa accompagnare da dei musicisti? Sì, uno e lo conosci pure tu. Antonio, vero? Antonio Gallucci, grande professionista, sì, che insegna pianoforte pure, e altri ragazzi che sono all'università, quindi cerco di prendere un po' di energia dai giovani. Ha sempre a che fare con i giovani, sempre. Il nipote, i musicisti, sì. Quindi si circonda di gioventù. Sempre, comunque diciamo che oltre al fatto artistico, se la torta non è buona ce la prendiamo con te poi. Addirittura? No, io vi ho invitato proprio perché sapevo che questa sera ci sarebbero state cose ottime. Perché hai assaggiato, diceva... Che fortuna. No, è tutto buono, Francesco, Che fortuna, dico. Non capita tutte le sere di assaggiare delle cose così prelibate, così gustose. Guarda, tutto quello che io sto aspettando che... Non mi ricordo. Ligia o Leo? Che Ligia finisca il più presto possibile. Questa mousse al cioccolato. Mi stai facendo agonizzare. Dimmi, Leo. Ah, devo assaggiare la pasta, devo vedere la cottura. Va bene. Secondo me... Guarda, mi hai fatto emozionare, mi è cascata. Un'altra. Aspetta, Leo, non ti emozionare, lo so che tu non vedi l'ora di farcela assaggiare. Sennò dopo fino alla televisione. Ce la facciamo. Sono andata a prendere una forchetta, la regia mi perde per strada ogni tanto. Devo assaggiare la pasta perché sennò Leo non è contento. La assaggio io, Leo, vado? Vabbè. Qualche altro minutino forse andrebbe bene, che dici? Sei d'accordo? Lo sapevi? Vedi che me ne intendo un pochino anche io. Un paio di minuti, due o tre minuti ancora. Vanno bene. Dopo vanno burrate. Sì. Ok. Però è buona. Allora, vengo da questa parte a disturbarvi. Signor Bilotta. No, aspettiamo... Lo vogliamo fare un brindisi prima con l'aperitivo, visto che abbiamo preparato la torta rustica? Sì. Allora prendiamo il nostro vino. Il Passion Wine Red. E io lo farei stappare a Roberto. Chissà. Vabbè. Ce la fai, Roberto? Sì, ce la farei, ma il professore sarebbe il leone da palcoscenico, Io per bere. Io lo metto qui, aspetta che prendo la pesca per stappare, per bere tu vai bene. Mi raccomando, non bere perché devi guidare. Ma non è che se non ci penso non ti bene. Signor Bilotta, attenzione che abbiamo i microfoni accesi. Ovviamente a proposito di bere, lei parla anche nei suoi brani di questo, sì. È vero? Sì. Prego. Mi vuole accennare qualcosa, il brano proprio che si riferisce a questo, perché se non sbaglio lei mi raccontava di un incidente stradale dovuto proprio all'esagerazione in questo senso. Sì, ho avuto un incidente dove è morto il mio più caro amico e avevamo bevuto, andavamo a 180 km orari e quindi io sono rimasto incastrato nel lamiere e allora dovevo fare qualcosa. Poi... Capita. Diciamo che sto facendo un po' il testimonial in giro per quanto riguarda le stragi del sabato sera. La mia canzone con il mio video si chiama Sabato Speciale e spero che do un contributo alla causa. Certo. Mi auguro che i giovani, ecco proprio perché il vino è buono, non voglio demonizzare il vino certo. O la birra nei limiti, ma quando si guida ragazzi non guidate mai, perché la distrazione può essere fatale. Quindi statevi attenti con l'alcol, non scherzate perché non è bello giocare con la vita. Va benissimo. E allora andiamo a brindare, quindi ovviamente smorziamo un pochino i toni con il nostro vino. Ce l'hai fatta, Roberto? Vino. Piano piano ce la faccio, non è che sono un grande bevitore di vino. Se era la birra era più facile. Non ce la fa, ok. Ok, oh, ce l'abbiamo fatta. Dai, allora brindiamo, io intanto vi faccio i piatti così assaggiamo il nostro antipasto. Francesco, dimmi pure com'è, visto che hai seguito questo tutto il procedimento con molta attenzione. Grazie, io stavo andando a prenderne un altro, grazie. Niente. Prendo subito l'altro bicchiere. Fuori. Ah, questa è la parte più carina. Sì, quella del vino, il brindisi. Ora arrivo anche di là, signori, non vi preoccupate che arrivo. Aspettateci per il vino, sì? Così vado a versare anche il vino ai nostri amici. Aspettate.
bicchieri sono pronti, signor Bilotta? Sì, sì, siamo pronti. Allora, partiamo dal signor Saverio. Signor Leonardo. Grazie. E il signor Bilotta con il signor Mario. Ecco qua. Signor Bilotta, ce l'ha pronto un brindisi da fare, lei? Ma cantato o parlato? Cantato, parlato, come vuole, basta che brindiamo, mi dica. Vuole pure cantare, possiamo anche cantare, perché no? Prego. Telespazio con lo chef, la cucina non è un bluff. La ricetta è saporita, prepariamoci la dita. Ah, salute! Sì, sì. Salute, la nostra e la vostra che ci segue da casa, Masterchef ovviamente. Ma noi ci uniamo o dobbiamo fare un altro brindisi? Pure parte? Voi, vi volete vendicare? Una sfida anche di brindisi. Sentiamo, Francesco. No, io, cioè, non è grande. Non ce la fai tu con le rime? No. Signor Jerry. Momentaneamente sono sconcentrato. Allora brindiamo lo stesso alla nostra salute. Alla nostra. Alla nostra. Senti, visto che conduci una trasmissione questa bella. Questa bellissima trasmissione. Rossella, dai. Com'è, com'è? Ho detto, visto che conduci una trasmissione bella. Grazie, ecco, la rima ce l'abbiamo. Grazie, salute. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, io chiamo la Cotone, sono Francesca. Benvenuta, Francesca. Ascolta, volevo sapere, ma scrivi il sito, perché sono arrivata proprio dal lavoro. Il sito? Ho visto quella della focaccia lì, ma non ho capito niente, perché sono arrivata adesso. Guarda, come hai detto... Come hai detto che ti chiami? Francesca. Francesca, guarda, io ti dico che ci sono le nostre repliche già questa notte in tarda serata, insomma. Sì. E poi comunque siamo sul sito, sia su telespazio.tv.com che sul sito di Masterchef. Tu puoi trovare tutti gli ingredienti col procedimento e anche ovviamente i video relativi alla puntata di questa sera. Il sito, te lo ripeto, Francesca, è... Sì, ok, figurati. Intanto sì, tu hai preparato tutto, è il sito www.mchef.tv. Ma benissimo. La M che sta per master, non la parola per esteso, solo mchef.tv, ok. Ho capito, va bene, sei dolcissima, guarda. Grazie, grazie mille Francesca. Ok, ciao. Ciao, grazie. E intanto vedo che Licia ha tolto dal frigo la cioccolata. Facciamo vedere da casa com'è rimasta con la pellicola che aspetta, facciamola inquadrare. Bene, abbiamo messo la pellicola prima, aspetta Leo. Guardiamo qui, bene, eccola. Rossella, togliendo la pellicola, la cioccolata non si è seccata, vedi? Ah. È rimasta morbida, la crema, vedi? Ah, vedi, è vero. Logicamente noi per questioni di tempo, se no non ci deve stare un altro pochettino. Mm-hmm. Però per questioni di tempo dobbiamo servirle per i nostri, quindi io mi comincio a preparare le coppe. Ok, le coppe, così poi andiamo ad assaggiare questa mousse al cioccolato, quindi come l'hai chiamata la ricetta? Coppe golose. Coppe golose, altro che golose. Mm-hmm. Com'è intanto questa torta rustica? Questa è buonissima. Ti piace? Stupendo. Ok, Leo, dicono che è ok la torta rustica. La voi piace, sì, signori? Signor Mario, l'ho già finita. Era buona? No, non è buona. Sono contenta. Di vostro gradimento. Complimenti veramente. Bene, bene, siamo contenti che sia stato di vostro gradimento. Che succede? Devo andare a guardare le alici intanto nel forno, vediamo se appunto sono. Posso aprire, Leo? Sì. E Leo che sta... Leo, ma mentre tagli il prezzemolo non è che tagli tutta la scenografia, no? Con calma. Allora, qui le alici... Deve essere abbastanza dorata sopra, vero Leo? Sì. Ok, allora possiamo temporeggiare un altro pochino. Che ancora mi sa che ci vuole qualche altro minuto per lo sformato di alice e la calabresa. Nella pasta, allora, nei tagliolini e il limone, ve li facciamo vedere... Sono qui in padella. Sì, ecco che aggiungiamo il prezzemolo. Sì, lo facciamo vedere. Abbiamo detto che per questi tagliolini abbiamo preso ovviamente la pasta, poi 100 g di burro che è sciolto nella padella, vero? Due limoni che la nostra amica Licia ha... oddio, non mi viene il termine, Licia. Ha spremuto due limoni e in più ha tagliato i julienne anche la parte esterna, la buccia del limone. Devo assaggiarla io? Hai messo il formaggio grattugiato di sopra, io vado a prendermi la forchetta, Leo, tranquillo. Così posso dare l'ok a questa pasta. È scomoda però la pasta lunga da mangiare, mi vergogno, mi guardano tutti. Non ce la faccio, ecco, infatti. Non mi inquadrate, quando sono pronta ve lo dico, regia. Cambiate inquadratura. Mi mettete in soggezione, mi sento un po' osservata. Aspettate. Non ce la faccio. Ecco, se mi guardate non ce la faccio, è inutile. Cambiate canale. Cambiate canale, poi tornate.